Domenica prossima, il 16 novembre, cioè, è una data molto importante per la nostra diocesi, perché è la festa della dedicazione della Basilica Cattedrale, festa non tanto della consacrazione di questo edificio così meraviglioso che ci rende famosi in tutto il mondo, quanto per noi orvietani della posa della prima pietra, avvenuta ad opera di Papa Nicola o Nicolò IV, per dir si voglia, la sera del sabato 13 novembre del 1290. La festa della dedicazione della Basilica Cattedrale per noi rappresenta quindi la festa dell'unità diocesana per eccellenza. A motivo del legame che ci lega con Roma e specifica il modo con il Santo Padre, Papa Francesco invia un altro legato pontificio a chiudere definitivamente il Giubileo: il Cardinal Baldisseri, segretario del Sinodo dei Vescovi, Lorenzo Baldisseri. Sinodo dei Vescovi che sappiamo riunirsi in questi 2 anni a Roma sulle tematiche così importanti e delicate legate alla famiglia. Il Cardinal Baldisseri verrà accolto dalle autorità civili e religiose, in testa Monsignor Tuzia, i signori canonici della cattedrale e poi altri 2 vescovi, il sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, Monsignor Fabio Fabbene, e l'amministratore, il già amministratore apostolico della nostra diocesi, che richiese all'epoca questo giubileo a Papa Benedetto XVI, cioè Monsignor Giovanni Magra. Ecco, tutte queste autorità accoglieranno il Cardinal Baldisseri davanti al Palazzo Papale intorno alle 16:30. Il cardinale verrà poi accompagnato nel percorso giubilare, salutando tutti i ministranti e chierichetti presenti, e si recherà poi nella cripta del Duomo, dove indosserà gli abiti liturgici. Con una solenne processione introitale che sfilerà dal palazzo papale per tutta piazza del Duomo, entrerà attraverso il portone centrale, avrà inizio la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta appunto dal cardinale. Sfilando, il cardinale, in segno di omaggio verso la cittadinanza e la chiesa orvietana, venererà la prima pietra della nostra cattedrale, ancora presente all'ingresso del Duomo sulla destra, che verrà per l'occasione addobbata in maniera solenne e appropriata. La solenne concelebrazione eucaristica, che verrà riunita simbolicamente tutta la nostra diocesi d'Orvieto Todi, si conclude, come poi a Bolsena, dopo il post comune, la preghiera dopo la comunione. Il cardinale inviterà tutti, a nome del Santo Padre Francesco, a incamminarsi e a lodare il Signore per tutti i benefici ricevuti durante l'anno giubilare. Sarà intonato il canto del Te Deum e tutti i fedeli presenti sfileranno di nuovo in basilica, uscendo dalla Porta Santa. Mentre tutti staranno su Piazza Duomo, lato Pasqualetti per intenderci, ecco, attenderemo che il cardinale sosterrà sulla soglia della Porta Santa in silenzio e poi dall'esterno chiuderà appunto i battenti. Con la solenne benedizione conclusiva inviterà, come ha già fatto il cardinal Müller la settimana precedente, inviterà tutti i fedeli presenti ad essere di nuovo chiesa in uscita verso le periferie esistenziali del mondo. Tra tutti i fedeli presenti alle ore 17 per questa solenne concelebrazione eucaristica di chiusura, un posto particolare e di privilegio, diciamo così, lo avranno tutti i ministranti, i cosiddetti chierichetti della nostra diocesi d'Orvieto Todi, che per tutta l'intera domenica 16 saranno presenti con i loro genitori, catechisti, accompagnatori, nonché parroci, ad Orvieto. Da tutta la diocesi verranno questi nostri chierichetti attraverso pullman e mezzi propri, verranno accolti a Piazza Caen, sosterranno davanti alla Chiesa dei Servi verso le 9, 9:30 del mattino e verranno accolti dalla popolazione della contrada di Pistrella, per intenderci, per un piccolo break. Verranno poi accompagnati al convento delle Suore di San Paolo in via Bostierla, per un primo momento di iscrizione che vedrà i nostri ragazzi, i bambini, dividersi in 4 squadre per fare le Olimpiadi degli Erichetti. A mezzogiorno, percorso giubilare con tutti loro, pranzo al sacco e poi dopo pranzo alcuni giochi e la preparazione alla solenne celebrazione di cui parlavamo prima. Perché gli Erichetti in questa ultima giornata? Non per affastellare le varie presenze, quasi dovessimo incastrarle tutte, ma per dare un grande segnale, che è quello che tutto può ripartire,
adesso che viene chiuso l'anno santo, tutto si apre partendo sempre e soltanto da Gesù e Eucaristia e dall'altare, dove i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, quelli che sono più a contatto con l'altare, sono appunto gli Erichetti e le loro famiglie, speriamo. L'invito e anche l'augurio, per dirla in un dialetto comune qui molto bello, è che chiusa una porta si apre un portone. Buon proseguimento e tanti auguri.